chiamo Frasci Luca e mi occupo della costruzione, manutenzione, realizzazione posa in opera di tutte le superfici equestri, tutti i tipi di fondi equestri. È importante questo argomento trattato perché ognuno di voi deve avere delle capacità extra cavallo. Dovete essere in grado di capire su che tipo di fondo state montando. Quello che a me piacerebbe spiegarvi in maniera particolare, un pochettino più approfondita, è una differenza sostanziale sia nella conoscenza anche visiva della sabbia, che poi vi farò vedere, toccare anche con mano, e soprattutto spiegarvi in maniera corretta la manutenzione che deve essere fatta quotidianamente e anche quando il campo non è in uso, nei confronti dei vostri campi casalinghi. E li ho visti partecipi, attenti, interessati all'argomento, anche perché l'argomento trattato fa parte della loro quotidianità. Fondamentale bagnare in maniera corretta e omogenea tutta la superficie del campo, in maniera corretta, uguale, se possibile, dappertutto. Serve perché è l'unico elemento in natura amalgamante nel momento in cui fate, per esempio, un campo nuovo, la prima cosa che vi dicono è rullare e bagnare, oppure bagnare e rullare per farlo assestare, perché l'acqua aiuta a, non in gergo diciamo sedere, far sedere, sedersi la sabbia. La seconda cosa che vi serve è avere un trattore, un mezzo adeguato, con le gomme, se possibile, garden, palloncino, chiamatele come volete. Perché? Perché la base d'appoggio delle quattro gomme del mezzo è una base d'appoggio sempre uguale, con la stessa pressione sul terreno. La terza cosa è un erpice adeguato. La quarta cosa è un uomo, magari alcuni di voi hanno la fortuna di avere groom o personale che fa la manutenzione del campo, stategli dietro, perché dal suo buon lavoro deriva la vostra buona riuscita di montare e il fatto di avere meno problemi a livello fisico per quanto riguarda il cavallo. Ogni campo ha il suo tipo di erpicatura, ogni campo ha il suo tipo di bagnatura, ci sono più agenti che intervengono sul campo, oppure non solo sul campo ma anche nel sottofondo del campo, perché sul campo il topsoil finale è la sabbia che voi vedete, ma sotto, se viene fatta da una persona con grano salis, c'è tutta una preparazione, un sottofondo che deve fare da rispondenza negli arti del cavallo, ovvero trasmettere tutta la rispondenza dalla punta del piede fino alla spalla, dove il cavallo non ne deve risentire. Quindi il cavallo sotto di sé, se non trova un adeguato grip, se non trova una situazione di comodità, come fa a galoppare, come fa a saltare, come fa a fidarsi di staccare? Il cavaliere gli mette due quintali di gamba, ma se quello non si fida, cioè lì è al 50-50. Poi ve la passate fra di voi. Questa è una sabbia tonda sferica, potete toccarla, dopo la fai passare ai tuoi colleghi. Questa è una sabbia di frantumazione, hai in mente quello che hai schiacciato prima. Senti la differenza. Dipende dalla vena della montagna, dove tu col tritolo vai a far scoppiare la vena della montagna. La sabbia non è altro che roccia tritata, tutte le sabbie. La differenza per noi importante è il fondo,
si chiama lo il fondo nell'analisi chimica è lo sporco, l'allumina che è lo sporco presente, il fango, eliminiamo l'allumina al fondo facendo i lavaggi, l'idrociclonatura. Devo dire che l'idea innovativa di inserire il mio argomento trattando delle nozioni serie e delle argomentazioni valide ha aperto le loro menti. Ovviamente sono stato ben coadiuvato da altri tecnici. Devo dire che tutto questo percorso messo insieme a piccoli pezzettini penso fermamente che farà di loro veri uomini di cavalli. Avere dei consigli a livello tecnico, perché per quanto siamo un binomio abbastanza, diciamo, unito, non si smette mai di imparare e di avere consigli per migliorare ancora di più.